Il settimo gruppo della tavola periodica è un gruppo di elementi non metalli chiamati alogeni. Lo iodio, il bromo, il cloro e il fluoro sono molto reattivi e per tale motivo non si trovano in natura come elementi liberi. Il fluoro è un gas, ma è presente in una roccia chiamata fluorite, sotto forma di cristalli di fluoruro di calcio. Questo è il cloro, un gas velenoso dal colore giallo pallido. Il composto più comune del cloro è il cloruro di sodio, presente in natura nell'acqua di mare e sotto forma di salgemma. Il bromo è un liquido denso, velenoso, dal colore marrone rossastro, che evapora facilmente trasformandosi in un gas. I composti del bromo sono meno comuni, ma è possibile ricavare tali sostanze dall'acqua di mare. Lo iodio è un solido che ha l'aspetto di cristalli brillanti dal colore grigio. I composti dello iodio sono anche associati al mare. Si trovano infatti nelle alghe. Il fluoro è troppo pericoloso per essere maneggiato. Per confrontare la reattività degli altri alogeni, possiamo vedere in che modo tali elementi reagiscono con lo stesso metallo. Questa è lana di ferro. Per farla reagire con lo iodio, è posta sopra alcuni cristalli in una provetta per l'ebollizione. Se riscaldiamo lo iodio, questo si trasforma in vapore. Un becco di Bunsen fa partire la reazione. Dopo alcuni minuti di intenso riscaldamento, solamente una piccola quantità del ferro ha reagito. È stata ricoperta da uno strato di ioduro di ferro, dal colore marrone rossastro. Se mettete il bromo nella provetta al posto dello iodio, il bromo evapora immediatamente. Anche in questo caso c'è bisogno di riscaldare la lana di ferro, ma non così tanto. Questa volta la reazione è facilmente visibile. Se rovesciamo la provetta, viene fuori un miscuglio di bromo che non ha reagito e di bromuri di ferro di colore marrone. Il bromo è più reattivo dello iodio. Si trova al di sopra dello iodio nella tavola periodica. Il cloro si trova sopra il bromo. Così, quanto sarà reattivo il cloro? L'apparato sperimentale a sinistra produce un getto di gas cloro. Acido idrocloridrico concentrato viene fatto gocciolare lentamente sul permanganato di potassio. Questa volta è sufficiente avvicinare una fiamma alla lana di ferro perché abbia luogo una reazione violenta. Si formano rapidamente delle nuvole di cloruro di ferro di colore giallo pallido. Il cloro è molto reattivo. Ma qual è l'alogeno più reattivo? Gli alogeni reagiscono anche con l'alluminio. Il cloro reagisce violentemente con un foglio di alluminio. Non è necessario attendere molto prima di vedere delle nuvole di cloruro di alluminio che escono dalla provetta. Anche il bromo reagisce violentemente con il foglio di alluminio. Le polveri di iodio e di alluminio reagiscono con una goccia d'acqua.